Ciao a tutti, oggi prepariamo un banana bread con gocce di cioccolato. Questo è un altro di quei dolci che a me piace preparare quando ho delle banane troppo mature che non voglio buttare via. Cominciamo accendendo il forno a 180 gradi e vediamo gli ingredienti. Allora, per questa ricetta ci servono due banane molto mature, siamo sui 200 grammi, che ho schiacciato con una forchetta, 100 grammi di farina integrale, un cucchiaino di cannella, un cucchiaino di lievito per dolci e una puntina di bicarbonato, 55 grammi di olio di semi, un uovo, 60 grammi di zucchero di canna chiaro e 50 grammi di gocce di cioccolato. Cominciamo. Allora, per prima cosa, con uno sbattitore elettrico sbattiamo leggermente l'uovo e lo zucchero. A questo punto aggiungiamo la banana. Olio di semi. Continuiamo a mescolare. Aggiungiamo anche la farina, la cannella, il lievito e il bicarbonato. Passiamo ad usare una spatola. Per ultimo aggiungiamo le gocce di cioccolato. Il dolce è già pronto, come potete vedere è una preparazione che più semplice non si può. Andiamo a prendere il nostro stampo e prepariamoci ad infornare. Allora, prendiamo uno stampo da plum cake, copriamolo con della carta da forno e versiamoci dentro il composto. A questo punto inforniamo per una cinquantina di minuti a 180 gradi. Se durante la cottura ci accorgiamo che il nostro banana bread sta scurendo un po' troppo, prendiamo un foglio di alluminio e lo appoggiamo sulla superficie. In questo modo non si dovrebbe scurire più. Sono trascorsi 50 minuti, ho fatto la prova a stecchino e ho sfornato il banana bread. Adesso lo lascio a raffreddare almeno 20 minuti, mezz'ora, dopodiché è pronto per essere tagliato a fette e gustato. Ci vediamo dopo per vedere com'è l'interno. Allora, il banana bread ha riposato per circa una ventina di minuti e adesso tagliamo una fettina. Come vedete, la crosticina fuori è piuttosto durina, ma dentro è soffice. Odorino di cioccolato. Spero che questa ricetta vi piaccia. Se provate a realizzarla, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Non esitate a cliccare mi piace e a iscrivervi per tante nuove ricette. Alla prossima, ciao!